Dopo 8 giorni di sofferenza, ieri si è normalizzata l'erogazione idrica nel comune di Montacuto. Un sospiro di sollievo per la piccola comunità irpina che ha dovuto fronteggiare un'emergenza provocata da una serie di guasti all'impianto di sollevamento a Monte Falcone in Valfortore. Il rifornimento idrico in questi giorni è stato assicurato dalle autobotti provenienti da Ariano Irpino e Savignano. Stamane, intanto, il sindaco Marcello Zecchino si è recato in prefettura. L'incontro è stato sollecitato dal primo cittadino. Nel corso del vertice è stato varato anche un piano B per l'erogazione idrica, individuando un bypass grazie alle acque di una sorgente situata nella zona. Il tavolo di oggi ha fatto capire che i problemi agli impianti di sollevamento di Monte Falcone che avevano causato il disservizio potrebbero ripresentarsi ancora, quindi questi impianti potrebbero fermarsi nuovamente. E Montacuto è il comune più penalizzato perché è l'ultimo a essere servito da una condottura che è lunga decine di chilometri. Quindi, allorquando si svuota una condotta del genere, per ripristinare il tutto e riempire i serbatoi, passano dei giorni. È situazione che non è più sostenibile. Ho avuto il benestare anche dall'alto calore, che in questa settimana, venerdì 14, faranno un sopralluogo nella persona proprio del presidente con il geologo di alto calore per valutare anche la fattibilità di prelevare una sorgente, una vecchia sorgente che alimentava il serbatoio comunale. Per ripristinare una situazione che ci dia ossigeno, ci dia acqua in caso di emergenza.